Oh, vedo che vi state collegando. Buonasera. Buonasera. Intanto che vi collegate io mi sistemo tutte le mie cose. Allora. Ciao tesoro, buonasera. Come stai? Io caldissimissimamente bene. Ok, il commento l'ho fissato in alto. Perfetto, sembra andare tutto, visto che mi sa che ha fatto qualche aggiornamento Facebook e vedo la schermata della diretta diversa. Anch'io male comunque con questo caldo, sono veramente KO. Oh, buonasera Giusy, buonasera, buonasera, ben arrivate. Oggi fa veramente troppo, troppo, troppo caldo. Infatti sono qua col mio solito condizionatore. Buonasera Viola. Ok. Ah, giusto, come faccio a condividere adesso? Mannaggia, mi era venuto fuori di qua, sono una testina. Condividi, ok. Allora, condividi nel gruppo. Kiki Names. Gradi a Napoli, siamo chiusi in casa con aria condizionata che tra l'altro non sopporto. Qua non 38 ma 35, 36 tutti. Qui a Brescia siamo un po' tutti al caldo. Mamma mia. Mamma mia, spero finisca presto l'estate, veramente. Allora, prima di tutto mettiamo un pochetto di zoom se riuscissi. Ok, forse ce l'ho fatta. Oh signore. Ok, si vede, direi che si vede. Scrivi post, pubblica. Ok, non è neanche eccessivamente in ritardo. Adesso aspettiamo ancora qualche minutino che arrivino le 9. E poi iniziamo a fare le nostre nail art. Questa sera useremo, come potete intuire da qua, useremo i foil. Amati o odiati foil per quanto mi riguarda, perché ci ho litigato parecchio per riuscire a far trasferire bene il disegno, però dai, alla fine ce l'abbiamo fatta. Facciamo qualcosa di estivo, di colorato, di bello. Allora, riprendo i guanti. Ok, ciao Valeria, benvenuta. Sono veramente cottissima dal caldo, quindi scusate se sono un po' spenta, ma sono in preciclo, il caldo, 3 sere, 3 notti che dormo pochissimo. Per chi mi ha, tra le amicizie di Facebook, magari l'ha anche visto che mi è arrivata una piccola polpetta pelosa, una cucciolina di 3 mesi, insomma è come avere un neonato in casa, e quindi mille occhi, mille attenzioni e mille preoccupazioni. Ciao ragazze, ciao Carmen, ciao Flora, ma io qua perdo sempre. Qui in Calafrica 46, se vi può consolare. Mannaggia, 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 non ti invidio. Io non so come farei.
Tra l'altro la cagnolina che ho adottato arriva proprio dalla Calabria, quindi sono contenta di averla portata su in tempo a prendere un po' di caldo di qua, però dai, forse un pochino meno della Calabria. Mamma mia, l'estate, che brutta cosa, cioè brutta cosa per il caldo, perché poi è anche bella come cosa. Ecco, se si muore che, anche da te che abiti in montagna, andiamo bene. Ciao Maria Cristina, ciao Carmela. Oh, vedo che vi state collegando. Ancora un minutino e poi iniziamo. E in questo minutino vi riassumo, prima di tutto metto il telefono sotto carica, vi riassumo, vi mostro più che altro i prodotti che andremo ad utilizzare questa sera. Come vi dicevo prima, questo box di foil che trovate su www.kikinails.it, questo è il kit, non mi ricordo come si chiama, però è di Allepaz, kit flower, non mi ricordo, non me lo sono segnato, sono una pirletta, però ce ne sono diversi. E diciamo che il disegno in sé adesso è poco importante, poi potete scegliere quello che volete. Io ho a disposizione questi floreali, quindi ho creato queste nail art con i fiori, ma ci sono poi diversi disegni e vi potete sbizzarrire in qualsiasi modo. Io ho adottato 5 palle pelose e gattini. Oh, che bello! È una bellissima cosa adottare dei cuccioli in difficoltà, è proprio una bella cosa. Maria Cristina, come sto? Diciamo benino per il caldo, però vabbè, dai, cerchiamo di andare avanti, di tirare avanti, di sperare che arrivi dicembre presto, la neve e il freddo. Però dai, vabbè. Buonasera Francesca, ciao Gabriela. E vi stavo dicendo, scusate, come al solito io parto con un discorso e poi vado sempre a finire oltre. Che faremo delle nail art con i foil. Quindi, ovviamente, oltre ai foil ci servirà il gel colla e io uso questo, il foil gel colla, scusate, il gel foil e io uso questo qui di Allepaz. E poi ho preso diversi top coat, tra cui il Dr. Top che è lucido, il Matte Mi che è l'opaco e l'Hollywood Top Star, che questo è la tip centrale che vedete brillantinato con i brillantini, con i glitter olografici all'interno, anche se dalla fotocamera ovviamente si vede poco. Ecco, forse così si vede meglio. Questo è l'effetto che fa i glitter olografici dentro. Poi diversi colori tra nude, giallo e il rosa, il fucsia che mi sono dimenticata di prendere, che adesso piglio. Eccolo qua, che è il 14 di Allepaz per la tip centrale, perché ho fatto sotto un leggerissimo baby boomer mischiando questo fucsia con il paint bianco, quindi ci servirà anche un paint bianco, vari spider gel. Io qua ho usato il nero, però cambiamo in corso d'opera, facciamo come si dice, uno spider gel argentato o dorato. Polvere acrilica trasparente per un trucchettino per il baby boomer, quindi inizieremo secondo me da questa centrale, che secondo me è quella un po' più, come si dice, allettante, perché con il baby boomer in superficie è sempre, quando si parla di baby boomer io drizzo le antenne, quindi immagino anche voi. Dicevo, vari colori nude, la base rubber bianco latte di Michelle Nails per questa, lo sfondo di questa e i water ink. In questo caso questo azzurro, il watering di Molly Luck. Allora, quando finisco di farvi ballare, possiamo iniziare. E allora iniziamo con la nostra tip centrale e iniziamo con lo stendere la base nude. Una base nude. Io ho il 1380, giusto per fare un tocco di colorit Silk Air. Giusto per dare un tocco di nude alla base, faccio un primo strato, ecco, mi avvicino un po',
Forse questo è anche fin troppo rosato, ma va bene. Poco importa. Io tendo a farli molto tirati le prime passate e poi faccio una seconda mano, ma se prendete la giusta quantità di colore per già dare una passata sola, sono molto coprenti, sia i colorite sia i flexi, insomma i colori di silk air semipermanenti sono molto molto coprenti. Ok, vado in lampada. Per 30 secondi perché la polimerizzazione di queste di questi colori è di 30 secondi. Per le tip Flora non sono esattamente queste perché queste sono delle tip prova che mi aveva dato Clizia e io ho limato e sistemato a forma così, ma ci sono quelle ovali, sono già direttamente ovali e le trovi tra se vedi il commento che rimane fissato lì in basso, cioè che c'è un commento che non si muove, se clicchi su altro, tra tutti i prodotti trovi anche il link delle tip, così le puoi vedere. Allora, prima mano stesa, cosa vado a fare? Vado a prendere la mia, intanto a prepararmi la polvere acrilica trasparente. Questa qua è quella di Silk Air che ho trasferito in un altro barattolino perché sono maldestra e io rompo tutti i barattolini. E quindi l'ho trasferito in un vecchio barattolino che avevo. Vado a fare la seconda passata del mio colore. Eccoci qua. La mia seconda passata. E prima di andare in lampada vado a spolverare, a buttarci sopra la polvere acrilica. Ciao, ciao, ciao Roccia Granito, ciao Letizia. Di niente, Flora, figurati. Uso un banalissimo spingicuticole. E verso sopra. Oh, c'ho il ventilatore, mannaggia, aspettate. Vado un attimo fuori camera, adesso non riesco. Mamma mia, sto ventilatore, devo. Ho fatto il danno, ho fatto il danno. Vediamo se. Ho il ventilatore che mi punta addosso. Devo riuscire a buttarci sopra la polvere acrilica quando gira dall'altra parte. Se no è un disastro, va polvere acrilica ovunque. Oh signore, qua ho toccato un po'. Vediamo di tamponare. Ovviamente non dovete fare come me che toccate la tip con lo spingicuticole, ma è veramente Mission Impossible con il ventilatore che va. Non ho riflettuto, non ho pensato a questa cosa, sinceramente. Però fa troppo caldo, ragazze, non ce la posso fare, anzi ho caldo anche così. Oh signor. Ok, vado a mettere la polvere acrilica perché mi aiuta con la sfumatura. Questo è un trucchettino che io ho imparato perché devo dare a Cesare quel che è di Cesare, che io ho imparato dalla Master Silk Air Roxana Cimino. In un corso, durante una marathon, e c'era una sua lezione. Mannaggia la pupazza, ormai ho fatto il disastro. E c'era una sua lezione sulle sfumature, poi con una nail art fatta con la plastilina. Io ho fatto un po' un disastro, non dovrebbero esserci tutti questi avvallamenti, perché ci ho picchiato contro con lo spingipelle, ma fa nulla. Vado in lampada 30 secondi. E dicevo che l'ho imparato da lei che spiegava un po', insomma, come fare le sfumature al meglio. E lei le fa anche con la spugnetta e dà una passata di polvere acrilica tra un colore e l'altro prima di fare la sfumatura. Che aiuta la sfumatura e devo dire che ha ragione.
Allora, pulisco un po' dalla polvere acrilica che si è sparsa ovunque. Non vi ho chiesto se mi vedete e mi sentite bene, ma immagino di sì, perché altrimenti me l'avreste detto. Perciò vado avanti e mi prendo la mia spazzolina, anzi il mio pennello dalle setole morbide, pennello da trucco semplicemente. Ok, vedo i pollicioni in su, perciò immagino che si senta bene. Spero venga, perché qua è venuta un po' una ciofecata. Allora, tra il ventilatore e io che ci ho urtato contro, vado a prendere una tavolozza, prendo un po' del Mollilac 14 che è un fucsia, lo posiziono un pochetto sulla mia tavolozza, non tanto perché tanto dovremmo fare un'unghia sola, cioè una tip sola, quindi non è necessario che ce ne sia tanto. Prendo il mio paint Allepass White. Ok, prendo sempre, prendiamo il pennello in silicone, mi aiuto a prendere una puntina di bianco, anche troppo, e lo miscelo, ecco, non so se riesco a farvi vedere, forse così, e lo miscelo al mio fucsia. Un consiglio che vi posso dare, io non è che sia espertissima del baby boomer in superficie, perché non è che mi piaccia molto, perché litigo spesso con la spugnetta, però un consiglio che vi posso dare, ma sia per il baby boomer fatto con la spugnetta che per poi le sfumature, anche lo shade, chiamatele come meglio credete. Ok, direi che ci siamo. È di utilizzare, se non avete i paint ovviamente di tanti colori, di crearvelo miscelando un semipermanente che sia bello coprente con un goccettino di bianco paint e vi create il colore per fare la sfumatura o il baby boomer in questo caso. Allora, prendo la mia spugnetta, è una semplicissima spugnetta per il trucco e uso la pinza inversa, quella per la curvatura C. Non ti preoccupare, Anto, dai, abbiamo appena iniziato, stiamo per fare il baby boomer in superficie. Prendo il mio colore, imbevo la mia spugnetta nel colore, così. Poi cosa faccio? Faccio questo movimento, su e giù, su e giù, su e giù, per scaricare un po' il colore. Ok? Non deve essere impregnata di colore, mi raccomando, la prima passata sarà veramente impercettibile. Quindi vado a tamponare, a picchiettare, insomma, la mia spugnetta sulla tip. Vedete che non si vede praticamente. Praticamente è impercettibilissima, ma è giusto che sia così. È giusto che sia così. Scusate, vi faccio ballare forse. E vado per più o meno un pochettino meno della metà della tip. Leggermente meno, poi dipende anche come vi piace il baby boomer, quanto bianco o colore in questo caso vi piace. Ok, vado a bloccare in lampada una decina di secondi. Ok, intanto vado a riprendere un po' il colore, di nuovo facendo lo stesso movimento di prima, prendo e scarico bene la spugnetta. E questa volta procedo con la sfumatura stando leggermente più bassa rispetto al punto dove sono arrivata prima. Vedete che già comincia a vedersi un pochetto di più. Prendo
No, ma quella tavolozza è la tavolozza dei pittori per l'acquerello ed è un po' insozzata. E ho fatto un po' delle mie prove ed è rimasta un po' insozzata. Ok, seconda passata fatta. Vado in lampada altri 10 secondi per fermare il colore. Io faccio 10 secondi, voi magari fate qualche secondo in più per far fissare bene il colore, ma per ottimizzare i tempi faccio solo 10 secondi. Ciao Maria. Le spugnette le usi sul colore di base opacizzato. La spugnetta la sto usando su un colore, sì, è opacizzato, ma con la polvere acrilica. Ok, giusto giusto il colore per l'ultima passata, ne faccio tre. Non lo voglio tanto carico io. Voglio solo che sia una leggera sfumatura di fondo. Quindi vado come prima, leggermente più sotto di dove sono arrivata con la seconda passata, intensificare la punta. Ok, quando sono soddisfatta, magari prendo quello che rimane del colore e direi che ci siamo. Non fate caso, per chi magari si fosse collegato adesso, a questi buchini, ma tra il ventilatore che mi punta addosso e che mi ha fatto volare la polvere acrilica ovunque e mi ha fatto urtare, insomma, ho urtato con lo spingicuticole la superficie, quindi è venuto un po' così, ma tanto ci andrà il foil e nascondiamo tutto. Buonasera Paola. Ok, vediamo se riesco a farvi vedere la sfumatura. Eccoci qua. Perfetto. Vado in lampada, però questa volta 60 secondi, le faccio fare il giro completo. Poi per pulire la spugnetta, un semplice rullo per i peli, quello per i pelucchi e via. Sì, Valeria, rimane salvata la diretta. In realtà Facebook so che si è aggiornato, non so per quanto rimarrà salvata, perciò non dimenticare di riguardarla. Vado a pulire semplicemente tamponando sul rullo antipelucchi. E mi aiuta anche a pulirla dalla polvere, da vari pelucchi che si depositano. Ok, a questo punto. Oh, bene, brava Valeria. Bene, bene. Sono contenta che riesci già stasera a guardarla. Allora, a questo punto io vado a prepararmi il foil. Vado a mettere da parte la tavolozza che non mi serve più. Vado a prendere il foil. Il disegno, come vi dicevo anche prima, non è importante, lasciate spazio veramente alla vostra fantasia. Io non mi ricordo quale ho usato. Vediamo, mi ispira questo, vediamo se c'è qualche disegnino bello che mi piace. Sono molto belli questi foil, anche i disegni sono molto, guardate, molto realistici, sono molto stupenda questa rosa. Sono molto molto belli. Ovviamente io non ho azzeccato il foil giusto, però si potrebbe fare, vediamo se si potrebbe fare questo, ci sta. Sì, io farò questo qua. Lo cambio, non è lo stesso della tip prova che ho fatto, perché vedete che alle rose fatto in modo diverso, ma anche questo non mi dispiace, più sui colori del rosa antico e quant'altro. Allora, prendo la mia forbicina, mi ritaglio il mio foil, magari senza prendere gli elastici, ok. Un bel semipermanente bianco, Flora, assolutamente l'Hypnotize White di Molly la Calle Paznoce. È coprentissimo, è davvero davvero coprentissimo.
scusate. Comunque non vi preoccupate, se voi avete delle domande riguardo i prodotti che non c'entrano con la diretta, fatele pure, non avete timore, non abbiate timore. Sì, assolutamente c'è, lo trovi sul sito, è ritornato disponibile tra l'altro da breve, quindi credo che ci sia ancora. Allora, appoggio sul mio tavolo il foil, lo lascio lì, cerco di mettere. Di nulla, Flora, ci mancherebbe. Devo vedere i commenti se me ne sono persa qualcuno. No, ok. Ok. Cerchiamo di mettere via sto coso un attimo. Vabbè, mettiamolo lì, lontano dall'aria del ventilatore. Anzi, questo lo lasciamo appoggiato qua così lo vedete. Ok. Cosa vado a fare? Vado a prendere il mio foil gel. Eccolo qua. Questo qui. Scusate, non ve l'ho fatto vedere. Di Molly la Calle Pazznoce, vado a stenderne uno strato né troppo abbondante né eccessivamente tirato, perché se è troppo abbondante non va e se è troppo tirato idem. Ok, cerco di stenderlo uniformemente. Ha la consistenza proprio di una colla, quindi non vi preoccupate se lo comprate, vedete una consistenza strana, ma ha la consistenza proprio viscosa di una colla, proprio per fare. Vedete già comunque che vabbè, non è un lucido e quindi è tutto un po' a bozzettine, non è steso perfettamente, però guardate il baby boomer sotto già con il lucido, che bell'effetto che ha fatto. Con la polvere acrilica. Ok, stendiamo bene bene bene, intanto che è lì si autolivella, facciamo 60 secondi, va tenuto 60 secondi in lampada. Ciao Clizia, va bene, grazie. Intanto che quello polimerizza, io bevo un goccino di tè. Anzi, un goccino di tisana in realtà, non è proprio tè. Di tisana fredda. Ok. Allora, io mi porto anche avanti, visto che quello deve poi polimerizzare sì 60 secondi, ma deve raffreddarsi per altrettanti 60 secondi. Vado a prepararmi la base di quella bianco latte molto velocemente. Utilizzando la base rubber White Soft di Michelle Nails. Anche questa ovviamente la trovate su www.kikinails.it. Vado a stendere poi una mano un po' più abbondante. Ok, tiro fuori intanto dalla lampada l'altra tip e la lascio raffreddare per un minuto. Giro un attimino la tip che faccio autolivellare la base perché tutte le tip tendono a far accumulare il colore o la base, il prodotto tutto sulla punta, tendono ad essere qua a creare una gobbettina sulla punta. Vado in lampada a 60 secondi, così quella è fatta. Allora, ho fatto polimerizzare o catalizzare, insomma, come si dice, il gel foil per 60 secondi e adesso lo sto facendo raffreddare per altrettanti 60 secondi. Raffreddare è un parolone perché qua ci sono 8000 gradi. Ho sognato un campo di girasoli. Arriva anche il campo di girasoli, mami, non temere. Ok.
Questo è il gel polimerizzato, il foil gel, ce la posso fare. Prendo il mio disegno, vado più o meno a decidere la posizione in cui voglio metterlo. Ok. Faccio aderire bene in tutte le sue parti, schiaccio un po' con la mano. Schiaccio un po' con la mano e con in realtà anche l'unghia. Poi, volendo, mi posso aiutare con il pennello in silicone che mi avete visto usare prima. Schiaccio ben bene il disegno in tutti i punti, soprattutto nei bordi, che li tende sempre a incollarsi un po' meno. Puoi farlo su questa tip, è sempre, si muove anche dal suo supporto purtroppo, ma è normale. Cerco di tenerla ferma il più possibile. Faccio prima a toglierla e a tenerla con le dita. Schiaccio bene bene, mi raccomando, fate un po' di pressione perché deve aderire bene il disegno. Poi cominciate a accendere un cero, a pregare chi volete, no, sto scherzando. Facendolo raffreddare, devo dire che trasferisce molto molto meglio il disegno. Cioè, perlomeno io riesco a lavorarlo bene così. Ho fatto un po' delle mie prove, perché io ho sempre usato pochissimo i foil, sono più da water decal, come si chiamano, water decal, non lo so, quelli lì, insomma, quelli che si devono immergere un po' nell'acqua, bagnarli un po' per farli staccare dal cartoncino. Allora, vediamo un po', quindi ecco qua. Adesso cosa devo fare? Devo fare uno strappo deciso, ma non troppo. È tutta una questione di equilibri con i foil. Pregate per me. Dai che ce l'ho fatta. Oh, eccolo qua. A mo' di ceretta, ma un po' meno. Donne, ci capiamo. Non così forte, ma neanche piano piano. E guardate che il disegno si è trasferito tutto. Mi si staccasse quanto la pellicola, ma vabbè, non si stacca. Vado a rimettere la mia tip sul supporto, così riesco a sigillarla, che si è sporcata, vabbè, mannaggia. Ecco qua, vabbè, mi avvicino anche, non c'è trucco, non c'è inganno, guardate qui. Quindi ripeto, 60 secondi di polimerizzazione con questo gel foil di Allepass, 60 secondi di raffreddamento e poi il disegno si trasferisce, che è una meraviglia. E deve essere steso, non troppo abbondante e neanche troppo tirato, una giusta via di mezzo, un po' come il Dr. Top, insomma. Ed ecco qua. Io ho scelto nella tip di prova di sigillare con il Top Hollywood Star, che a me piace da impazzire. Adesso vi provo a far vedere dalla boccettina. Mamma mia, sta pellicolina che non si vuole staccare. Oh, è un top coat lucido, senza dispersione, con dentro questi micro glitter finissimi olografici, guardate che meraviglia, polvere di stelle proprio, e dà un effetto stupendo sui colori, ma ancora di più per me, per come, figurati Paola, è un piacere, dritta che ho scoperto provando, buttando via 100.000 tipe, facendo impazzire Clizia, dicendole oddio non so farlo, e invece poi provando e riprovando, è solo così che si possono imparare le cose, esercitandosi tanto. Oh, ecco, forse così si vede si vedono bene i micro glitter olografici. Solo esercitandosi che si imparano poi le cose.
Dicevo che questo top a me piace tantissimo sui cover, cioè io adoro il nude, adoro veramente nude, l'abbinata nude glitter per me, cioè è la fine del mondo. E questo top sui cover è veramente stupendo, quindi vado a sigillare, dicevo è un top senza dispersione. Adatto per tutti i lavori, quindi va bene sia per semipermanente, sia per gel, acrigel, insomma, va bene per tutte le tipologie di prodotto perché è abbastanza elastico e quindi non si crepa e non si spacca. Vado a sigillarla, mi piace molto l'effetto che poi fa sul foil e guardate, questo è il risultato finale. Eccolo qua, baby boomer in superficie con foil floreale. Molto, molto carino, secondo me, molto elegante. Vado in lampada a 60 secondi, intanto io ho già pronta l'altra tip. Con l'altra tip vado a semplicemente togliere la dispersione. Grazie, grazie mille. Morena, ciao, mi consigli il finish 3D? Sì, io te lo consiglio, a me piace molto, lo uso. Soprattutto quando faccio semipermanente ai piedini, mi piace come si stende, come consistenza, mi piace la lucentezza che ha. Paragonato al Dr. Top, non si può paragonare, dico proprio la. Oddio, mi è partita la tip! Dico proprio la sincera verità, anche perché è strutturato e fatto in modo diverso. Nel senso, il Dr. Top è una cosa a sé perché è fatto in modo che sia autorigenera, antigraffio, insomma, ha una formulazione diversa, ma il 3D Expert è altrettanto valido, altrettanto lucido fino al refill. La differenza è che ha la dispersione, quindi va sgrassato, e a tal proposito il mio consiglio è di sgrassarlo dopo averlo fatto raffreddare benissimissimo, quindi almeno 2 minuti. Sì, Flora, c'è anche il link di questo top. Ritornando al 3D Expert, io mi sento di consigliarlo perché un top con dispersione è sempre bene tenerselo nel cassetto e questo è molto, molto valido. Allora, vado a prendere un buffer molto usato, vedete che praticamente è liscissimo. Vado leggermente ad opacizzare la mia base. Vi ricordo che qui avevo messo la base rubber bianco latte di Michel Nails che potete trovare su www.kikinails.it. Ah, adesso che siamo in diretta, continua a staccarsi, do una rimpastata al Patafix, che siamo in diretta, non so se avete visto oggi come si dice, l'immagine che abbiamo messo dicendo che il numero dell'assistenza WhatsApp di Kiki Nails era momentaneamente fuori uso per le telefonate, c'è stato un guasto alla linea e riusciamo solo a ricevere messaggi su WhatsApp e Messenger, quindi se non provate a chiamare e non vi risponde nessuno è per questo motivo. Ma risolveremo, non temete, ci scusiamo per il disagio momentaneo, ma col caldo impazziscono anche i cellulari. Allora, vado a prendere il mio water ink, io uso lo 07 Mollilac che è azzurro. No, come vuoi cambiare il Dr. Top? Il Dr. Top non si cambia. Il Dr. Top non si cambia. Io non riesco a mollarlo veramente. A volte mi fa un pochettino disperare perché. Magari perdi un pochettino più di tempo, allora faccio così e poi semplicemente parto da un'estremità e lascio cadere, arrivo fino all'altra e lascio cadere un pochettino di goccioline. Dicevo del Dr. Top, a volte sì, magari fa perdere quel 30 secondi in più per stenderlo. Perché se c'è troppa dispersione, se ce n'è troppo poco, se non ce n'è, insomma, fa un pochettino di buchettini, ma li sistemate tutti con un pennellino fine
omogenizzate la struttura, la stesura, scusate, del Dr. Top e il gioco è fatto. È un lucido così lucido, insomma, non è semplice da trovare. A me piace veramente tanto. E mi va bene il compromesso della stesura un po' più pignola, ecco. Allora, prendo, appena lo trovo, mannaggia, dove l'ho messo? Dove l'ho messo? Eccolo qua. Un pennellino, che è un pennellino, questo qua è un pennellino vecchissimo da acquerello che avevo, finissimo, da acquerello, scusate, da nail art, che avevo vecchissimo, infatti anche un po' le setole andate. E vado a prendere un po' di cleaner, io uso il Nilo, silché, rimbevo il pennellino e vado a un po' sfumare il mio water ink come voglio, insomma, come più mi piace. La bellezza dei water ink è che si comportano come gli acquerelli e si sfumano però con il cleaner. Ok, creo la sfumatura che più mi aggrada. No, non ho il codice sconto, ma se ti scrivi la newsletter c'è uno sconto immediato di 5 euro sull'ordine. Ok. Direi che ci siamo. Intanto che questo un po' si asciuga, io mi preparo, mi prendo il sempre più distrutto, come vi dicevo prima che io distruggo i barattoli, ecco, questo oramai veramente è andato. Prendo il Diamond, la linea Diamond dei Gel Color Silk Air, The Garden of Color. Ed è questo azzurro bellissimo che a me piace tanto, che ha dentro paillette e glitter, glitter argentati mi sembra, e glitter blu, e le paillette sono olografiche. E prendo un pennello per gel color che io uso solo per i glitter e vado a prendere pochissimo, pochissimo, pochissimo colore perché voglio solo che sia impercettibile. E siccome questo ha base comunque colorata, perché è azzurra semitrasparente, voglio che comunque sotto le sfumature del mio water ink rimangano, quindi è solo sporcata un pochettino. Ok, distribuisco magari le paillette se riesco a prenderne altre due. Ok. Ok, più o meno così, insomma, a vostro piacimento. Poi vi ripeto, spazio alla fantasia, potete farle veramente in tutti i modi. 60 secondi, anzi in realtà anche 30 bastano. Pulisco al volo il pennello. Tappo. Come la parete della tua cameretta, sì, vero, ma pieno di glitter. Ok. Buonasera Beatrice, una mia, no? Omonima. Anch'io mi chiamo Beatrice. Buonasera. Ok, 30 secondi sono passati. Vado a fare un'altra passata di base rubber per rendere, oddio, scusate, per rendere un po' più un po' meno intenso, scusate, il colore, così risalta poi il foil che andremo a mettere sopra. Faccio una passata della mia base rubber bianco latte, vedete, per ottenere più o meno questo effetto della differenza. E anche qui potete farlo più o meno spesso a seconda del vostro gusto personale.
Ok, questo è l'effetto. Vado in lampada 60 secondi. E nel mentre io mi preparo lo sfondo dell'altra tip utilizzando il 203 Molly Lock. Vado a fare per tre quarti della tip il nude. Ok, e metto in lampada 30 secondi, così mi preparo già la base della nostra tip girasole. Ok, intanto questa ha polimerizzato e vado a mettere il gel foil su questa. Come prima, stendiamo uno strato non troppo spesso e non troppo tirato. Scarichiamo bene, teniamo il foil solo su una parte del pennello. Uniformiamo bene il tutto. Vediamo, facciamo la prova in diretta perché non mi ricordo se ho sgrassato nella tip di prova, se ho sgrassato la base, la dispersione della base oppure no. Vediamo se può influire o meno come si dice, sul gel colla, sull'aderenza del foil. Ok, come prima, 60 secondi in lampada. Intanto mi prendo l'altra mia tip, prendo il 102 Flexi, che è un bellissimo giallo pastello. Guardate che bello, molto bello. E vado a stendere il mio giallo nella parte restante della tip. Scusate, ma c'è una pallottola di pelo che mi sta leccando i piedi. Che è tornata in casa, che era giù in cortile con il suo papà. Adesso è tornata in casa tutta felice, eccola. Quindi se sentite qualche rumore strano, sappiate che è colpa della cucciola. Ah, vado stondando non molto precisa perché tanto poi andrà sopra una striscia di brillantini o di spider dorato. Più o meno è così. Adesso vediamo cosa mettere. Magari mettiamo il glitter. 30 secondi. Intanto lascio raffreddare un minuto il gel colla su questa tip. Non vedo commenti, quindi spero che stia andando avanti la diretta. Credo di sì. E vado a scegliermi il mio foil che credo di aver preso da questo rotolo. Allora, vediamo quale ci sta bene. Magari, visto che la rosa l'ho fatta lì, vediamo quale altro fiore ci può star bene su quello sfondo. Vediamo un po'. Secondo me anche questa rosa blu che crea contrasto ci sta. Stavo facendo il disastro. Mi piace questa rosa un po' più scura. Che dite? Proviamo questa un po' più scura? Mandatemi i cuoricini se volete vedere quella un po' più scura rispetto a questa, che è più tono su tono.
La rosa blu come cantava Michele Zarrillo. Secondo me ci sta comunque come colore. Cosa dite? Oh, vedi i cuoricini, quindi vi piace? Perfetto. Direi che ha elettricità statica qua. Non ce la facciamo mancare. Si sta incollando il foil ovunque. Allora, ok, vedi i cuoricini. Bene, oh. Sì, tutto ok, siamo concentrati. Sì, bella blu, perfetto. L'ho persa, ma appena la ritrovo la ritaglio. Ecco, era questa, sì. Perfetto. Eccola qua. Bene, vedo che i cuoricini continuano ad arrivare, perciò vi piace. Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. La ritagliamo. Mettiamo. Comunque, fare queste nail art con i foil, con il ventilatore acceso, ragazzi, difficoltà livello 1000. Ok, andiamo a darle un senso giusto. Ok, direi così. Sì. La posiziono dove voglio. Ok, cerco di tirare bene la pellicola in modo che faccia meno grinze possibili. E come prima cerco di farla aderire bene. Si stacca dal supporto la tip, ovviamente. Pennello in silicone. Come prima, un po' di pressione, cerco di far aderire il disegno bene, bene, bene. Ok, sono sempre in camera, sì, spero di sì. Spero di sì. Mi stavo controllando nell'altro cellulare nel frattempo. Scusate la pausa. Ok, schiacciamo bene, bene, bene. Ah, il gel foil potete ovviamente metterlo anche solo nella parte dove ovviamente andrà il disegno, non è importante che sia su tutta la tip, basta che sia steso non troppo abbondante, non troppo tirato, ecco. Io l'ho messo su tutta la tip per far prima, perché non sapevo ancora bene quale misura scegliere del disegno. Allora, preghiamo insieme. Un momento, rullo di tamburi. Prossima volta mi metto gli effetti sonori di sottofondo. Vediamo se la magia è fatta. Ok, dai, forse ci siamo. Ancora un'attaccatina così per sicurezza. Non guardo, chiudo gli occhi. Cerchiamo di prendere un angolino. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro perfetto perché guardate, non c'è neanche un residuo praticamente sulla pellicola. Quindi eccoci qua con il disegno trasferito. Eccolo qua. E anche la nostra rosa blu l'abbiamo applicata sul nostro gel colla. Poi rivado a mettere la mia tip sul supporto. Vado a prendere un pad con un po' di cleaner e vado un pochettino a togliere l'appiccicosità della colla da questa parte della tip. Non andate sul foil, mi raccomando, ma vado solo a togliere un po' l'appiccicaticcio della colla perché lì poi metterò lo spider gel. Facciamo uno spider gel silver argentato di Allepaz che trovate sempre su www.kikinails.it. Adesso si è riempito di cleaner anche il Pattafix. Ciao Silvia, sì, dovrebbero esserci nel sito. Vi ho messo il link, vedi il commento che rimane fissato con che non si muove dove c'è scritto foil, gel foil. Water Ink, dovrebbero esserci anche questi, se non erro. Se
se non ci sono, probabilmente sono terminati e ritorneranno. Ok, vado a... Grazie mille, Valeria, troppo buona. Pulire, come dicevo, questa parte qui. Vado a prendere il mio spider gel, scusate il bracciazzo davanti, il mio spider gel silver. Scusate se rido, ma io ho le presenze sotto i piedi. Ho l'assistente alla poltrona stasera, nel senso che la sta rosicchiando, mica peraltro. Magari se a fine diretta io sono riuscita a finire tutte le tip, ve la faccio anche vedere, è stata topolina. Allora, velocemente, velocemente, velocemente. Mamma mia. Il trucchetto dello scaldare lo spider gel con questo caldo direi che non serve. Prima di usarlo perché è già abbastanza liquefatto. Cerco di togliere la pellicola. Ok. Vado a fare delle linee così. Scusate se sono lontana, ma altrimenti non riesco. Ecco qua. Semplicemente così, delle semplicissime lineette semicircolari, vediamo se si vede, ecco qua, e la vado a polimerizzare 60 secondi in lampada. Ok, tanto tiro fuori l'altra tip, questo lo chiudo perché non mi serve più, mi pulisco un attimino i guanti. A me il gel foil non sempre funziona così bene. Guarda, io ho trovato la quantità giusta da stendere, quindi è una via di mezzo. Deve essere steso uniformemente, ma non troppo abbondante, neanche troppo tirato. E devi farlo polimerizzare in lampada 60 secondi e farlo raffreddare altrettanti 60 secondi. Deve raffreddarsi un po', perché da caldo ho notato che rimane tipo un po' pastoso. E anziché riuscire a prendere bene il disegno, a farlo aderire bene, è come se ci scivolasse sopra. Non so renderti l'idea, spiegarti bene, però è come se rimanesse gommoso. Sembra tipo non polimerizzato, anche se in realtà non è così. Ha solo bisogno di raffreddarsi un po'. Intanto io semplicemente sto dando la seconda passata di colore all'altra tip per la base con il girasole. E accelero i tempi e gli do anche la seconda passata di giallo. C'ho un cane roditore, ragazze. Secondo me è difettato un po'. Si sta rosicchiando le gambe del tavolo che sono in ferro, cioè io non so come fa a non rompersi i dentini. 30 secondi la base colorata, cioè la base dei due colori di là. Non mi sto appiccicando perché ho tutto il foil sui guanti, quindi il trucco è farlo raffreddare. Sì, esatto, è farlo raffreddare e facendolo raffreddare ho trovato che riesce a trasferire molto molto meglio il disegno. È veramente più semplice. Questa qui l'andiamo a fare opaca, quindi prendiamo il nostro Matte Me, sempre di Molly Luck, eccolo qua. Lo vado a sigillare la mia tip molto velocemente, così facciamo anche l'altra.
così la vediamo in tutte e tre versioni, i foili in tre versioni, lucidi, opachi e glitterati. Ecco qua. 60 secondi in lampada. Prendo intanto questa che ha polimerizzato, la mia base. Vado a prendere il 204, che è un glitter bellissimo Molly Luck. Prendo un pennellino. Oddio, scusa, scusa. Mi è cascato il pennello addosso al cane. Ok. Prendo un pochetto, anzi lo deposito qua sul guanto che faccio prima. Oh, la mia chiaretta! Ma ciao tesoro! Ma che bello! Ciao tesoro bello! Grazie. Vado a fare una strisciolina di glitter. Sto cambiando un po' in corso d'opera così. Così potete vedere che veramente c'è solo da fare spazio alla fantasia, e poi con i foil potete creare un sacco di nail art. Quindi vado semplicemente a coprire un po' il distacco, insomma, tra i due colori. Ecco qua, in questo modo. Vado in lampada 30 secondi. Eccola qua, questa sigillata e finita con la rosa blu, la dedichiamo a Michele Zarrillo e lo spider gel argentato, ho opacizzato anche questo e l'andiamo a mettere qua. Come sempre, tu mi supporti sempre perché sei un tesoro grande. Grazie. Grazie mille, oh, la faccina con i cuoricini, grazie. Ok, anche questa è fatta. Prendiamo di nuovo il nostro foil gel. Facciamo un po' di pulizia delle cose che non ci servono più. Ok. Eccomi, arrivo. Allora, vi dicevo, sporchiamo un solo lato del pennello, quindi una parte deve essere pulita e la quantità più o meno è questa, anche leggermente meno. Poi dipende anche dalla grandezza, ovviamente, dell'unghia che andate a fare, ovviamente. Ho sporcato un po' con la dispersione. Ecco qua, lo lasciamo autolivellarsi per bene. Lasciamoli qualche secondo. Vediamo se sto sforando di tanto. No, dai, sono quasi le 10, mancano 3 minuti alle 10. Direi che ce la possiamo fare senza sforare della mia solita mezz'ora. Ciao Mena, ciao, buonasera, buonasera Tiziana. Ok, direi che questo si è autolivellato, idem come prima 60 secondi e andiamo a prepararci l'ultimo foil della serata. Andiamo a prendere il girasole per la gioia della mia mamma che adesso piangerà perché vedi i girasoli e andiamo a sceglierci il disegno, il nostro girasole. Mi ricordo quale ho fatto, forse ho fatto questo qui. No, questo è più piccolino. Dai, allora facciamo questo, cambiamo. Il doppio girasole potrebbe anche starci. Facciamo il doppio girasole? Che dite? Questo qua?
potrebbe anche starci, vediamo un po'. Sì, starci ci sta come dimensione. Lo sto già facendo. Come se non ti conoscessi, mamma. Ecco, tutti i cuoricini che stanno arrivando, secondo me sono solo di mia mamma. Ok, tip, te l'ho tirata fuori dalla lampada, una tip, e la lascio raffreddare 60 secondi. Mi pulisco le forbicine che sono insozzate di Spider Gel. Ah no, ok, sono anche della mia chiaretta i cuoricini, perfetto. Ok, vado a ritagliarmi il mio disegno. Cercando comunque di lasciarmi un pochettino di agio, insomma di lasciare un pochettino di contorno di pellicola poi trasparente dove non c'è il disegno, così riesco a afferrarla e a staccarla con più facilità. Ok, appoggiamolo qua. Ah, ovviamente una cosa che io non ho specificato, ma che ormai, cioè, credo che si sia anche capita, questo è il davanti, quindi quello che voi dovete vedere quando appiccicate, cioè posizionate il disegno sulla tip, e questo è il retro che va sulla tip, quindi la parte opaca va a contatto con la tip. Sono per i due girasoli, ottimo. Perfetto. Ok, aspettiamo ancora qualche secondo che si raffreddi per bene la tip con il gel colla. E poi procediamo a posizionare il disegno anche qui su quest'ultima tip. Allora, cerchiamo di centrarlo giusto. Ok, vabbè, si è creata una grinzettina, ma schiacciamo bene con il dito e la copriamo. Ok, stessa cosa di prima, io la stacco già perché tanto quando faccio questo passaggio mi si stacca dal supporto la tip, quindi ok, schiacciamo bene. Allora, sto leggendo il tuo commento, Paola. Allora, posso fare una domanda? Allora, se io metto il top lucido e poi il matte si può fare? Allora, mettere il top lucido prima del matte non aumenta la durata del top matte. Se lo vuoi fare come passaggio, ti consiglio però di utilizzare quello, un top lucido con dispersione, in modo da far aggrappare l'opaco, perché altrimenti non si sfoglia. Altrimenti si sfoglia. Poi se fosse stato solo il, come si dice, il water ink, ad esempio, perché ad esempio in questa dove ho utilizzato i water ink, avevo già fatto anche un'altra diretta sui water ink. Quando andate a sigillarli, fate prima una passata con un gel costruttore o una base, rubber, insomma, anche un lucido con dispersione, ma un lucido. Non andate direttamente con il top matte, perché con il top matte si porta via un pochettino il colore e viene striato. Qua mi sa che c'è un buchettino e non si è attaccato la colla. Ciao Maria, sono Beatrice, non sono Clizia. Questa sera la diretta è con me. Ok, vediamo se si è attaccato un po' il grosso. Di niente, Paola, figurati.
Ok, questa qua mi sa che è un po' venuta, venuta e non venuta, perché forse non ho steso benissimo il gel foil. Mi sa che si è un po', soprattutto dove c'è la linea col glitter, si è creato tipo un avvallamento e non mi si applica. Esatto. Questa è venuta una mezza ciuffechina, ragazze. Il bello della diretta, non mi si attacca il disegno. Mannaggia. Mannaggia, mannaggia. Vedete che non si attaccano i petalini, porca di una miseriaccia. Ho steso io male il gel foil. Vedete che importantissima è la stesura anche del gel foil, perché vi succede come vi sta succedendo a me. Io non l'ho steso granché bene e infatti mezzo girasole non si è appiccicato. Adesso cerchiamo di risolvere la situazione. Risolvendo la situazione, in che modo? Cerchiamo di riprendere il disegno e di fare in questo modo, quindi cercare di rattoppare un po' quello che non si è attaccato. E va bene, insomma, riuscire a recuperare, oppure passate ancora un pochettino di colla. Cerchiamo di mettere un po' di verde qua e là. Purtroppo vedete che la stesura è fondamentale. Riattacco la mia tip sul supporto. Quindi l'altra alternativa è rimettere ancora un pochettino di colla e cercare di... Allora, schiaccio bene per far aderire bene il resto del disegno. Pulisco un po'. Magari anche con un buffer tolgo un po' quello che si è attaccato sulla colla. Ok, scusate, io sono completamente fuori camera, scusate. Sto semplicemente pulendo la tip. Insomma, da quello che si è un po' appiccicato dove non doveva appiccicarsi, ma basta passare un po' di cleaner e il gioco è fatto. No, ma non la rifaccio perché è anche giusto che si veda. Ho fatto vedere l'errore anche del magari stendere la stesura non omogenea e non giusta del gel foil, e succede che il disegno non si trasferisce. Quindi l'importante è azzeccare bene la quantità, e se vedete che vi dà fastidio nella stesura, la dispersione del colore sotto, la togliete. Io non l'ho tolta, in quella di prima non mi ha dato eccessivamente fastidio, in questa probabilmente nella dispersione di questi colori si è un po' mischiato il tutto e come si dice, non ha fatto aderire poi bene il disegno. Vado semplicemente a sigillarla. Tanto il procedimento comunque è questo, è sempre quello. Vi ho fatto vedere anche l'errore, il bello della diretta è anche questo. Vado a sigillarla con il mio Dr. Top. Qua magari per mascherare, non so, un pochettino il fatto che non si sia attaccato bene il disegno, potete magari fare qualcosa voi, magari continuare il disegno, creare un po' una sfumatura con dei glitter, insomma, potete fare tante cose, ecco, non è che è rovinata, si può recuperare assolutamente, perché alla fine è solo questa parte qua del gambettino del secondo girasole, del girasole più grande, che
Non si è attaccata. Paola, guarda, ti capisco perché le prime prove, queste poi tra l'altro sono anche le prime nail art che faccio con i foil, perché io non, praticamente non li ho mai usati se non qualche prova qua e là, e quindi non è che sia espertissima. Quindi i trucchetti che vi ho dato è perché li ho scoperti provando, riprovando, buttando, facendo volare dalla finestra cose varie. E quindi gel foil è sempre un po' così. I foil sono per quel che mi riguarda amore e odio veramente, perché sono bellissimi, sono disegni bellissimi, però insomma bisogna anche trovare il modo giusto per applicarli. Ok, vado in lampada a polimerizzare 60 secondi il mio Dr. Top e così abbiamo concluso le nostre tre nail art. Io naturalmente vi ricordo il sito che è www.kittynails.it. Sono attive delle offerte, come ad esempio il kit Unicorn con colori Premium Colorit, Silk Air. Sono colori tutti glitterati, di colori diversi, ovviamente hanno dentro all'interno dei glitter olografici molto fini. Poi ci sono i gel color Allia a metà prezzo fino ad esaurimento scorte. C'era anche l'offerta del mese di giugno, che però è andata sold out, nel senso che ci sono stati tanti ordini, quindi le scorte del 3D Expert in regalo sono finite. Quindi vi ringraziamo per i vostri ordini e per sceglierci sempre, quindi ci rende molto molto felici questa cosa. Poi ci sono tantissime novità già sul sito e altre che arriveranno, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzate su questi schermi perché ci saranno veramente tante 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 novità, non posso dirvi niente, ma lo scoprirete presto, comunque ne sarete felicissime. E che altro? Vi ricordo, vado a tirare fuori la mia tip, eccola qua, e vi metto le nostre creazioni di questa sera in primo piano. Facciamo un po' di zoom, vediamo se riesco. Ok, così intanto che vi saluto, vedete le tre tip finite. Grazie Chiara, sempre molto gentile, grazie mille. Stavo dicendo, se provate a rifare le tip anche con altri disegni, anche con altri foin, insomma, con la vostra fantasia, taggatemi, mi raccomando. Sono Beatrice Godioli per chi non mi conoscesse. E taggate me, taggate la pagina, condividetela sul gruppo Kiki Nails Shop. E cosa dirvi d'altro? Vi ringrazio io come sempre per essere state in mia compagnia. E sempre grazie mille Silvia, è sempre un piacere. Insomma, avervi con me, veramente mi fate tantissima compagnia, sono contenta. E ci vediamo alla prossima diretta. Grazie ragazze per i complimenti, grazie mille. Noi ci vediamo alla prossima diretta, grazie a Maria Cristina. Vi ricordo il sito, l'ultima volta è www.kikinails.it. Ah, vi ricordo un'altra cosa, che momentaneamente le telefonate per chi avesse bisogno dell'assistenza WhatsApp di Kiki Nails sono un attimino fuori uso, nel senso che dopo un guasto al cellulare, insomma, alla linea telefonica, insomma, c'è stato un po' un disguido, e per un guasto tecnico le telefonate sono fuori uso, quindi potete solamente scrivere il messaggio WhatsApp oppure su Messenger. È attiva ovviamente appunto l'assistenza su Messenger, quindi o io o Clizia vi risponderemo. Potete scrivere anche a me in privato se avete bisogno, consigli sui prodotti e queste cose qui. Ci sono disponibilissima e sono qui apposta. Quindi non vi preoccupate, non fatevi problemi, scrivetemi pure per qualsiasi cosa. Niente, volevo farvi vedere la polpettina di pelo che è sotto al mio tavolo qua, che si è addormentata, però è al buio, non so se riesco ad inquadrarvela. Dorme Beata, adesso
insomma, più che altro mi devo alzare, ma lei è incastrata nella mia sedia, vabbè. Basta, ragazzi, io vi auguro, no, non vi annoio oltre. Vi auguro una buonissima serata, una caldissima nottata, speriamo di respirare un po' di più. Non voglio neanche sapere domani quanti gradi ci saranno. E vi ringrazio. Grazie di cuore. Ciao a tutte.